inaugurata il 7 maggio 2021, sarà allestita fino al 25 di luglio questa bellissima mostra dedicata a Massimo Troisi, Troisi poeta Massimo. Le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine stamattina testimonieranno, visiteranno questa meravigliosa mostra e sentiremo anche le voci di dentro. Seguite il servizio. Siamo entrati e già siamo rimasti veramente molto molto colpiti. Stiamo andando ad incontrare il nostro amico e collega Enzo Agliardi, che è responsabile dell'ufficio stampa di questa meravigliosa mostra. Buongiorno Enzo, è bellissimo incontrarti. Buongiorno Sergio, bentrovati a tutti i nostri telespettatori. Una mostra veramente bellissima che fa battere il cuore a chiunque abbia perlomeno conosciuto anche di striscio Massimo Troisi, poeta Massimo veramente azzeccatissimo. Una mostra che è bella naturalmente perché parla di una persona che tutti amiamo, Massimo Troisi, una persona, un comico, un attore, un autore, un regista, una persona, ecco, sensibile. Lui amava definirsi pigro, ma soprattutto sensibile, spontaneo, semplice. Una persona che anche in pochi anni di attività ha saputo lasciare un segno in tutti quanti noi che gli vogliamo bene. Chiaramente una mostra come questa, organizzata a Napoli, naturalmente assume un'importanza ancora maggiore. Chi sono gli organizzatori? Allora, la mostra è organizzata da Cinecittà, Istituto Luce Cinecittà, insieme con l'assessorato alla cultura del Comune di Napoli, che ci ospita qui a Castel dell'Ovo, e insieme alla 30 Miles Film, che è una società di produzione cinematografica. È curata da Nevio De Pascalis e da Marco Dionisi, ha come supervisore Stefano Veneruso, che è un regista ed è anche il nipote di Massimo Troisi, e poi è come dire, con la collaborazione di una serie di enti molto numerosa, a testimonianza proprio dell'affetto che c'è per Massimo. Veneruso, il figlio della sorella, ricordiamo. Il figlio della sorella di Massimo Troisi, che tra l'altro è anche regista e di un bellissimo film tratto dal soggetto di Anna Pavignano, la compagna storica e collega sceneggiatrice di tutti i film di Massimo Troisi, che si chiama Da domani mi alzo tardi, un film ispirato alla vita di Massimo Troisi, però ecco, il Troisi uomo, non il Troisi attore, che uscirà entro fine anno prossimo per il mercato anche americano, con John Lynch, l'attore protagonista di Sliding Doors, e con Gabriella Pessione. Quindi una produzione veramente bellissima, e Stefano chiaramente un po' il supervisore di questa mostra perché rappresenta anche la famiglia di Massimo Troisi.